proprio fra il felice e l'entusiasta di presentarvi Alex Giordano, che è un a parte che è un mio amico, insomma, quindi c'è un po' di conflitto di interesse in questa cosa, però fondamentalmente è una persona che tutte le cose che ha fatto le ha fatte con una decina d'anni d'anticipo rispetto agli altri. E Alex è proprio la quintessenza del concetto di pionieri, di persone che illuminano le attività di cui si occupa. Che non sarebbe una cosa buona, non necessariamente, non necessariamente. E quindi da tempo, da quando gli ho raccontato che appunto avevamo avuto l'idea di avviare l'hub, di costituire l'hub in un territorio particolarmente difficile, gli ho chiesto appunto di venirci a raccontare un po' le sue attività. Voi sapete che Alex, insomma, è un grande esperto di innovazione sociale, ha costituito un istituto di etnografia digitale, Society, è uno di quelli che ha creato l'idea di marketing non convenzionale, Ninja Marketing, è una sua creazione. Insomma, è una persona che ogni volta che si ha il piacere di conversare con lui lascia il segno, quindi io non ho niente da dire di interessante e lascio la parola a Alex. Addirittura, grazie. Che dirvi? È davvero... è difficile. Sentite? Sì. No, dico, è difficile stare qui. Scusate, nel senso che io prendo sempre molto seriamente la parola e le persone che mi sono di fronte. Quindi avverto anche un po' la responsabilità a volte di capire che quando si parla sostanzialmente è la prima forma che si dà alle cose, no? Solo dopo il pensiero. Una cosa che ho imparato negli ultimi anni, grazie anche alle esperienze più belle che sto conducendo, che sono sicuramente, mi ripeto, oltre quelle imprenditoriali, quelle che vivo nell'università, a contatto con i giovani, veramente con i giovani, perché noi in Italia a volte abbiamo questa... questo fatto che ci siamo giovani fino a 50 anni, è interessante. Ricordo quando sono a Copenaghen, dove ti dico il centro studi di etnografia digitale, il progetto di dottorato alla CBS di Copenaghen, sono un vecchio, alla fine in Italia divento un giovane, è pazzesco, perché in Italia si dice, ah, poi ecco, ci sono i giovani, i ragazzi ninja marketing, tengo a andare, insomma, cioè, ancora, mi sento, voglio dire, non più un giovane, ma diciamo come magari un ponte, qualcuno che può agevolare i giovani magari a evitare degli errori e fare dei passi in avanti. Quindi dicevo, questa esperienza che ho l'onore di condurre da qualche anno mi sta insegnando quindi ad avere maggiore attenzione e maggiore responsabilità a quel che si dice, soprattutto nei contesti pubblici, senza andare a scalare a scomodare tanto, no? Uno degli scritti bellissimi sull'illuminismo divideva, no, questo momento pubblico da quello privato della scrittura e sostanzialmente della parola. Quindi volevo dire, nel lungo viaggio che mi ha portato qui, un viaggio tra virgolette, scherziamo, perché siamo in una parte del mondo dove alcune parole possiamo usare appunto solo per gioco, cioè un viaggio anche un po' insidioso per raggiungere questa location con il mio compagno di viaggio, Agostino, dice, ci siamo posti questo problema, cioè Agostino, ma visto il cassa memoriale, ho detto, inizio, cose, in giro, ma vado là che io vado a parlare di web 2.0, realtà aumentata, innovazione di un certo tipo, cioè quindi bisogna stare attenti quindi a sfuggire dalle ideologie, e bisogna stare attenti perché purtroppo alcune delle cose di cui mi amo, mi occupo io, la compassione, devo confessarvi, forse è soltanto lì, solo in questa parola, una vera differenza se la vogliamo andare a trovare. Compassione, ripeto, purtroppo devo dire che sono diventate le ideologie del nostro contemporaneo. E quindi dietro parole come social innovation, start-up,
questione sociale, smart city, si nascondono hub, co-working, eccetera, eccetera, si nascondono delle insidie, le più grandi insidie, soprattutto di chi come voi, lo so, per certo li conosco personalmente, alcuni degli attori di questa esperienza, seriamente e realmente intende lavorare verso un'innovazione sociale, che come vedete in un contesto discorsivo, verso l'innovazione sociale, già prende un senso diverso da parlare di social innovation come se fosse un brand, no? Perché se parla di social innovation oggi non significa niente. Invece lavorare qui con l'innovazione sociale, perché vedete già un telos, già un tender, una tensione, sostanzialmente è un, come dire, un qualcosa che ci deve spingere a recuperare un po' il senso delle cose, quindi il valore dell'innovazione come capacità appunto di risolvere dei problemi sociale come diciamo con cognizione, come consapevolezza che così come tutti i sistemi complessi, laddove ci sono le malattie, di solito ci sono anche già i segni della guarigione. E quindi sostanzialmente l'innovazione sociale cos'è? È quell'innovazione che sostiene dal basso e cerca di capire quali sono già all'interno di una società, di una comunità che può avere delle, tra virgolette, delle disfunzioni, delle malattie, capire quali sono i segni per la sua guarigione. Non lo so, questa è una domanda che mi farebbe piacere piuttosto che parlare io, sarebbe stato bello per me venire qui ad ascoltare questa cosa, cioè a discutere con voi di questo. Abbiamo fatto il gioco al contrario, allora vi ho svelato un po' il mio punto d'arrivo, cioè dove vorrò arrivare. Vorrò tornarmene a casa questa sera sapendo e discutendo con voi e magari ipotizzando, giocando a capire quali sono questi eventuali già segni del rinnovamento e quindi di una possibile evoluzione positiva, quindi dell'innovazione sociale qui a Giuliano. E adesso facciamo il rewind qual è? Il rewind è il fatto che vi presento io, vi racconto un po' la mia storia, anche perché qualcuno di voi mi conosce, sono gentile da invitarmi, qualcun altro dice ma visti che insomma perché ci fa queste domande così intime pubblicamente. Non sono un voyeur, sono un appassionato, come vi dicevo, è uno che ha avuto la fortuna di trovarsi nel posto giusto, nel momento giusto, ovvero sul pianeta Terra, un posto molto bello, intorno agli anni 80, la fine degli anni 80, a giocare con degli strumenti elettronici. Grazie banalmente alla fortuna di essere curioso e alla fortunissima di avere un vicino di casa amante di tecnologie, sapete, di quei ragazzi che fanno i guai a casa, che rimontano la radio, lo stereo, lo rimontano e cose varie, e ci eravamo trovati questo hobby diciamo di lavorare, di giocare con le tecnologie. E nel frattempo con Alfonso Cioffi, credo che avevamo 7-8 anni, abbiamo vinto uno dei primi festival dei giornalini delle scuole elementari e quindi già ci dilettavamo su queste cose, mia mamma era una maestra, facevamo tutte queste cose, c'era una passione per la comunicazione, quindi con le sue strumentazioni, quindi mi ricordo che c'era questo, mio padre aveva uno studio associato e c'era questo strumento magico, uno dei primissimi fax, che tu mandavi una cosa, un disegno che uscì dall'altra parte, cioè una cosa magica per quegli anni. E in quegli anni comunque successe che a un certo punto questo amico dell'elettronica, lui aveva costruito questo rudimentale antifurto, mi ricordo, perché banalmente quando si apriva la porta della mia stanza si faceva toccare i fili dello stereo, partiva sia a tutto volume, quindi questa cosa della gioia del vicinato, torna da un viaggio in America con uno strumento strano, dice guarda mio cugino mi ha regalato questa cosa, ed era uno strumento di cui si poteva intuire solo una cosa, cioè il fatto che si poteva appoggiare la cornetta dei vecchi telefoni in bagheglia sopra. In realtà era uno dei primi modem, anzi era il vero modem perché appunto modulava e demodulava, no? Quindi,
i suoni del telefono e quindi sostanzialmente trasferiva dati dai computer da computer a computer. Quindi questa passione del computer un po' giaceva per tanti altri motivi, quindi erano i tempi di cui i computeroni grossi con le schede e cose varie, poi nel frattempo comunque c'erano già i primi Commodore e così iniziamo questa esperienza nell'utilizzo diciamo del web, non era corretto diciamo internet perché non esisteva ancora il web, non c'era ancora il protocollo HTTP, quindi eravamo in un'altra dimensione di più mondiale. Poi le prime BBS che erano delle bacheche sostanzialmente dove si postavano dei dati e si potevano scaricare delle informazioni, sostanzialmente erano lunghi abitati da informatici. E iniziamo a fare questo gioco. È pazzesco perché la cosa bella è che allora non esistevano né i numeri erotici né internet, e quindi giustificare le bollette di 1 milione, 1 milione e 2 ogni 2 mesi a mio padre era difficile. Ma che cazzo fa? Perché cioè, fosse stato già qualche anno dopo, mi ha detto che si sta tenendo sicuramente la notte. No. Non esistevano mai queste cose qua. Quindi c'era, poteva essere soltanto, dice, ma chi te ne frega? Cioè, c'era questa cosa di che mancavano le categorie mentali per raccontare che facevamo. Quindi, quanto tempo ci voleva per scaricare la notte, mettavamo l'altro, il giorno dopo dicevamo queste cose. Quindi alla fine, sostanzialmente. Lì inizia a capire che l'Eker, chi era? Però Eker è un curioso, cioè l'Eker è un appassionato che sostiene che la condivisione del sapere migliora la società. E quindi da questa inconsapevole adesione diciamo, a questo primo cyberspazio inizia diciamo, un po' la mia doppia vita. Una doppia vita fatta diciamo, di una vita di provincia, con pochi stimoli se non quelli che riuscivo a creare meglio. E questi stimoli avevano varie forme di gruppi musicali, forme di un po' di attivismo locale, forme varie diciamo di gioco, di condivisione, ma anche di solitudine rispetto a quest'altra mia vita che non riuscivo a comunicare, perché effettivamente ero un pioniere di una cosa che non riuscivo nemmeno a ricevere ancora, a far capire bene di che si trattava, era ancora un fatto un po' fantascientifico. Sembra strano perché oggi si parla solo di questo, quindi erano veramente era questa doppia vita, quindi queste BBS iniziai a far parte del circuito Freaknet che era a Catania, il Salvatore Iaconesi, il primo gruppo di attivismo Eker, poi c'era la dei coder BBS che poi gli dedica alla edizione Shape di Milano con cui ho collaborato, sostanzialmente era si apriva uno scenario, che era lo scenario cyberpunk negli anni 90, di cui ho fatto parte con una serie di progetti diciamo interessanti, e quella cosa dicevo interessante qual era, che c'era una concezione già allora di base che per sua propria natura ontologica, cioè la rete in quanto tale, proprio in quanto rete, era una cosa che funzionava in maniera sociale, diffusa. E quindi per me il web è sempre stato 2.0. E quindi ho iniziato mano a mano che andavamo avanti, c'è stato un periodo poi dei centri sociali, è stato un periodo fugace della sua parte interessante in Italia, tuttavia è stato la prima palestra dove abbiamo cominciato a ragionare su un software diffuso, su GNU, Linux, però come spesso succede, succede questo, che i primi a capire le potenzialità di questa rivoluzione che era in atto, sono state le grandi corporation, le marche, no? Quindi venivamo da un mondo, se ricordate, poi adesso ormai è passato anche in moda demonizzare le multinazionali, ma in quello stesso momento in cui
dicevo, in certi ambienti si faceva una critica rispetto a un certo tipo di politica economica, no? Che poi sta rivelando forse la sua fine in questi giorni, o almeno per un certo modo, di vedere le cose, un certo modo di concepire l'economia. E abbiamo intuito che tuttavia, avendo il mercato intuito la grande potenzialità e pervasività di questo strumento, sarebbe stato nel mercato che sicuramente il posto più interessante dove fare ricerca sociale in maniera attiva, concreta, appassionata, autonoma, profonda, a differenza di quello che accade oggi nell'università. Chi di voi frequenta l'università? La sai, no? O la frequentate, purtroppo, al di là della passione di qualche singolo, quindi sia la fortuna di trovare i centri di ricerca, c'è gente appassionata, eccetera, come struttura di per sé, una struttura che purtroppo oggi non sempre garantisce, no, il massimo della ricerca innovativa, no, rispetto alle cose. E quindi oggi è arrivato, io insegno all'università queste materie, però 10-20 anni dopo di questa storia che vi sto raccontando, sarebbe stato bello per me invece avere allora qualcuno con cui confrontarmi. E quindi io avevo fatto dei percorsi altri, una mossa bizzarra, un divertimento proprio, nel senso letterale del termine. Piglio e sbarello come il drago spaziale, faccio questo cambio e vado a fare un master di marketing. Faccio le selezioni, le cose, tutto a posto. Cioè, dicevo, questo è pazzo. Studio filosofia, ho fatto altre cose. E sono vado a fare lì proprio perché avevo capito che era importante dotarsi di quel lessico. Quel lessico per riuscire a comprendere certi fenomeni, a farli comprendere e a far convergere, quindi diversi tipi, come si chiama oggi, come hanno chiamato quella cosa simpatica sul sito del Ministero, scritto pure un articolo, il quarto punto, Contamination Lab, e quindi Contamination Lab, cioè faccio questo Contamination Lab, guarda me, insomma, praticamente tutti sti anni da Hegel sfigato, altre convergenze filosofiche, poi vedremo come poi c'entra pure Rousseau e tanti altri all'interno di questo discorso. E poi a un certo punto io mi trovo a fare questo master di marketing, dove incontro un altro fuori di testa che è Mirko Pallena, con cui ho fondato Ninja Marketing, e da là iniziamo a lavorare su questa idea di web sociale. E anche lì si fa tutto, perché se ricordate, alcuni di voi sono, io mi fermo, tutto a posto? Da nel riscaldamento. Sì, no, per me è tranquillissimo, dico, va bene. E niente, questo per me, cosa succede? Succede che anche lì però si pensava su un altro fatto, che se ricordate il primo web era ancora un web 1.0, cioè un web trattato come un mezzo di comunicazione, quindi con dei quadratini dove si gestiva la pubblicità, ok, un po' come sulla stampa, e quindi inutile dirti che quando là si parlava di viral marketing, tribal marketing, cose varie, anche lì eravamo visti come dei fuori di testa. Io mi ricordo questa cosa, la racconto sempre, quando nel 2003 mi ho proposto alla Bocconi un laboratorio su marketing virale, sono stato accompagnato da gentilmente alla porta, dicendo, ma sì, guardi, c'è la farmacia là, date una valutazione in marketing. Che fortuna però volle che, come spesso dalla frustrazione, nasce questo Ninja Marketing che non è nient'altro che un blog, è stato uno dei primi blog italiani, dove io e Mirko, frustrati dal fatto che nessuno ci pensava, nessuno aveva
i nostri progetti non li attuavano mai, perché poi siamo andati a lavorare nelle agenzie classiche di pubblicità, e abbiamo iniziato a storicizzare il nostro carteggio su questo blog, pensando che così almeno ce lo vediamo noi, i nostri amici. Solo che passava più il tempo, e il primo segnale abbiamo avuto quando iniziava a cadere spesso il sito, e ci accorgiamo perché noi avevamo i domini su Adobe, sai, quindi il minimo, c'erano parecchie liste, super inutile, facendo un upgrade. E poi il primo segnale fu che oltre agli indirizzi soliti dei nostri amici, no, che si scrivono per Slack, tipo non so, Cannabis 75, cose così, iniziavano con email del tipo marketing, chiocciola, barilla, di marketing, figlia di tutto, no, cioè, dici cazzo, ma si leggono le cose che fu il primo. Poi a un certo punto successe che l'Hunter Lectors Club New York, che organizza quello che è fondamentalmente l'Oscar della pubblicità mondiale, apre nel 2005 l'area interactive, e facendo uno scouting delle realtà più interessanti nel mondo, intravede il Ninja Marketing, un partner europeo, e quindi ci chiama nella giuria di questo momento. A parte che quella due o tre volte mi chiamavano per dare fanculo e pensavo che era uno scherzo di quell'amico mio, no? Le cose sì, no? Ma a parte questo, ci fu il fatto che appunto che avevano scambiato per qualcosa di molto più grande, perché infatti avevamo scritto delle comunicazioni, delle cose, quindi effettivamente sembrava una cosa molto più seria, che non due scoppiati quali eravamo e siamo, diciamo, dietro un blog. E questa cosa inizia già a creare un po' di visibilità di polverone, perché in Italia questa cosa fece molto arrabbiare un po' i soloni della pubblicità classica, perché dovete sapere che non c'era stato mai nessun italiano in giuria di questo premio, ancora non c'è stato mai nessun italiano. E quindi, diciamo, noi non eravamo mai iscritti a queste associazioni di categorie, quindi l'altra è che sono proprio italiano, si scrisse la questione di New York, ma che sostituisce. Ricordo che il capo Mirko lavorava in un'agenzia, il suo capo doveva andare lui, cioè, e quello disse: no, ma noi abbiamo chiamato Ninja Marketing, non quello che lavora la Ogilvy. Comunque ci fu tutto, questa cosa ci creò già un po' di maretta, e noi alla fine, bellissimi in braghette, andammo a New York. Se cosa mi dovevi, ho detto fino a giorni prima, c'è preso Charla, poi dove Linux, cose così. Invece là quel giorno la Air Business Class, che è una cosa pazzesca, non so se avete trovato, bellissimo. Andavo lì a bellissimo a Manhattan, quello che si vede nei film, sai, quello con grande, con la vasca, con la, che affaccia su Manhattan, non ci ho messo. Speriamo che non ci scoprono, no? Che ce ne cacciano, no? Quindi, sì, state sbagliate. Una settimana bellissima, però a metà tra il, diciamo, l'euforia e la paura di scavare. Sì, certamente. Qui quando eravamo a giudicare le cose, sì. Comunque, fortunatamente andò benissimo questa cosa. Andammo là, questa cosa ci stava lì, una certa rete anche internazionale di contatti. Arrivavamo là e ci stava Rai International, il Sole 24 Ore, ci fecero queste interviste. Mia nonna, che voleva, adesso non c'è più, chiamò mia mamma a casa perché quando mi intervisi uno pensava che mi avevano arrestato, cioè, quelle cose che già sapeva, no? Aspettavo anche la famiglia solo il momento che succedesse questa cosa, perché non capendo mai che lavoro facessi, cosa vale, eccetera. Quando tu gli sei dovrei che potevano dare una reazione, diciamo, semplificata a tutta la mia esistenza, e quindi ci fu questo punto. Quando tornavamo in Italia, si chiede la possibilità di poter fare una startup, ecco dove volevo arrivare là, perché quelle mail che avevo detto, supportate da questa spinta anche dall'alto, quindi anche un po' mediatica, eccetera, ci contattarono, e quindi erano un po' le grandi aziende che hanno cominciato, diciamo, in Italia poi a investire anche sulla rete in un certo modo. Le grandi agenzie hanno bisogno di fare formazione all'interno, nel frattempo
aziende come Google aprivano il loro quartier generale anche in Italia, e quindi tutte queste erano i nostri clienti sostanzialmente. E quindi siamo riusciti, questa è una cosa bella, perché dato che eravamo di quelli pionieri di internet, di quelli che dicevano che però si usava. Sai che bello con internet, domani sei ad Hawaii e lavori con New York. Il mio socio, che non è fisso, disse: ma mi dici che è abbastanza, disse, ma dato che lui era appassionato, insomma, se era questa cosa, apriamo un marketing in Corsia Amalfitana, cioè sei Milano, perché hanno sta Milano nello stage. E così nacque il marketing in una stanza di un'associazione subaffittata, io, lui e un'altra nostra amica che all'inizio lavorava con lui. E con tutti i limiti, diciamo, di non essere comunque degli imprenditori, non lo siamo ancora, non lo saremo mai, di essere appunto degli appassionati, diciamo, sostanzialmente, e di esserci trovati soprattutto a gestire fino a 60 dipendenti. Poi siamo stati bravi da fare altri incontri sul nostro percorso, quindi sono chiamato le altre persone, Luca Basilico, che rispetto a noi invece aveva una cultura manageriale molto più forte, che quindi comunque ci ha dato una mano importante. E il fatto poi a un certo punto di capire anche noi che era il caso di far gemmare queste cose. Quindi oggi il mondo Ninja Marketing è la società di partenza che ha cambiato nome, è soltanto una sfera di un ecosistema molto più vasto, fatto di tanti spin-off di società dove hanno redistribuito valore ai dipendenti che hanno lavorato con noi, li hanno trasformati in manager, in imprenditori. Quindi abbiamo una costellazione oggi che vedi Ninja Marketing ormai è un magazine. Pensate che era il mio blog, oggi è il primo magazine italiano di marketing e innovazione, con una sola redazione. Mirko ci si occupa soprattutto solo di questo, e funziona, si autopaga soltanto la sua pubblicità. Poi ci abbiamo un'altra società che si occupa di servizi web 2.0, un'altra solo di misurazione, un'altra che lavora appunto su big data, quindi abbiamo sostanzialmente diffuso le cose redistribuendo valore e responsabilità, ma soprattutto garantendoci la possibilità, almeno a questo punto me la sento dei propri dire, a me personalmente, ma in realtà a tutti quelli che ci hanno seguito in questa avventura, perché una cosa che ho detto, che i primissimi gruppi multinazionali sono stati i primi a voler acquistare Ninja Marketing, erano anche architetti che qualche anno fa, però ci hanno fatto delle proposte anche interessanti economicamente, alle quali poi hanno rifiutato proprio per il piacere di rimanere indipendenti, di fare quello che ci piace, ovvero, cosa avevo detto, la ricerca sociale in maniera autonoma. E quello, diciamo, questo spirito di ricerca, quindi di andare sempre un po' avanti, un po' limite, un discorso dialettico, dove per noi il momento non è soltanto quello di vendere una consulenza o un progetto a un cliente, ma è quello, attraverso dei progetti da fare insieme, di crescere continuamente osservando la società, prendendone parte, assumendo le sue forme, metabolizzando le informazioni che riceviamo e capendo quindi in maniera virtuosa come poter andare avanti. E quindi fortunatamente, diciamo, questo spirito secondo me di crescita, quindi questa curiosità, questo approccio a una ricerca continua, che se vogliamo un approccio cibernetico, no? L'in by doing, il fatto che una specie di beta permanente, noi siamo sempre in versione beta, ci consente fortunatamente di essere anche un'azienda in un momento di crisi che è in totale competenza rispetto ai nostri competitor. Fortunatamente funzionano le cose che facciamo, perché alcune parole che oggi sono famose, come big data, smart city, sono cose su cui lavoriamo da 4-5 anni.
sono, poi ci consente continuamente di fare questa cosa. Se va, non so se può finire, dove siete scocciati. No, non lo so, non questo è sposato, certo. Ti sposti, ti faccio. Ma c'è il telecomando? No, ma sei tu.